Il professor De Rita, che ringrazio anch'io per la sua assidua presenza in Abruzzo. La ragione del mio ritardo è che vengo da un altro appuntamento qui a Pescara, un convegno dell'Avvocatura regionale, per discutere, indovinate che cosa, la chiusura dei piccoli tribunali. E lì ho avuto modo di dire che da un po' di tempo la politica, le istituzioni si occupano di chiudere i piccoli ospedali, di chiudere i piccoli tribunali, di chiudere i piccoli comuni, di chiudere le piccole province. E qui veniamo al cuore, diciamo così, di questo appuntamento di grandissimo valore. Mi dispiace non aver potuto ascoltare tutti gli interventi che mi hanno preceduto, ma le cose che ho ascoltato da Camillo e da Luciano sono già molto molto pregiate per stimolare una riflessione. Sotto il grande capitolo della riduzione della spesa pubblica, che coinvolge tutti, che coinvolge gli stati, tutti gli stati, che coinvolge l'Europa e che coinvolge soprattutto il nostro paese, che come è noto ha il terzo o secondo debito pubblico al mondo in termini percentuali, è uno dei debiti pubblici in termini assoluti più elevati. Sta andando in onda, come dice Luciano, un esercizio di tentativo riformatore, di innovazioni legislative sotto questo aspetto della riforma dell'assetto istituzionale del nostro Paese, che è caratterizzato da una certa approssimazione, da una semplificazione, da una superficialità, ve lo dice chi dentro questi processi legislativi ci sta dalla mattina alla sera, le chiusure, gli accorpamenti, il piccolo non serve più, la dimensione elevata a criterio di efficienza e di economicità e così via, e qui dentro questo percorso confuso, molto confuso, che si consuma non nelle sedi proprie di riforme organiche, di confronti e riflessioni appropriate, di valutazione anche di carattere scientifico, di misure finanziarie credibili, dentro questo spazio di riflessione caotico si consuma appunto la discussione sulle province sì, province no, sui piccoli comuni, su tutte le cose che abbiamo ascoltato e alle quali stiamo assistendo. Per fortuna ad oggi siamo arrivati a un qualche approdo molto provvisorio che lascia ancora spazio all'intervento di un legislatore riformatore ed innovatore più avveduto, che mi auguro si manifesti nel prossimo futuro. Per non parlare del tema del federalismo fiscale, che è stato approcciato e ha prodotto vero e proprio pasticcio, se e quando, e sottolinea il se, mai questo federalismo, quello che è stato licenziato dal Parlamento in quest'anno e mezzo, dal governo in sede di decreti delegati, sarà applicato, i cittadini avranno modo di constatare che tutto è il federalismo vero, concreto, quello diciamo fatto si legge, tranne che la declinazione di quei principi che condividiamo tutti, che sono contenuti appunto nel titolo quinto della Costituzione, nella legge delega, che è una buona legge, una buona cornice, come diceva Luciano. Un modo di procedere, dicevo, caratterizzato anche da svarioni di carattere finanziario. L'esempio dei piccoli comuni lo avrete già abbondantemente affrontato, fatto, occupato il dibattito pubblico, lì addirittura la Ragioneria Generale dello Stato non ha neanche provato a quantificare il risparmio, perché il risparmio sarebbe di tale irrilevanza ai fini della composizione delle manovre alle quali abbiamo assistito in questi ultimi mesi, che avrebbe fatto arrossire, diciamo così, i sostenitori della necessità, per ragioni finanziarie, di mettere mano al sistema storico consolidato dei piccoli comuni. E non mi riferisco di certo alla necessità da tutti condivisa di favorire un processo di
esercizio associato vero delle funzioni di aggregazione, che era già in itinere, che è già nelle cose. Ma prendiamo il caso delle province. Per mesi, anzi per anni, io mi sono convinto, attenzione, che forse o senza forse è bene chiuderle le province, che si è consumata, diciamo così, la spinta propulsiva, come qualcuno di noi, di quel livello di governo. Ma lì sono state dette tali e tante di quelle fesserie sotto il profilo dell'effetto finanziario di quella riforma, che insomma c'è un nostro conterraneo che si occupa molto delle materie di cui stiamo discutendo, se ne è occupato per una vita, Nicola Merideo, già amministratore delegato di Agitel, il quale di recente ha prodotto per suo conto, per suo diletto, uno studio accurato sui bilanci delle province italiane, sui bilanci, quindi non in linea teorica, ma facendo un'analisi precisa dei bilanci delle province, pervenendo alla conclusione che dalla chiusura di tutte le province potrebbe derivare un risparmio globale di non più di 500 milioni di euro, che, attenzione, non è una cifra diciamo irrilevante, ma di certo non è quella dei 3 miliardi, 4 miliardi, 10 miliardi, 12 miliardi che abbiamo sentito e che sentiamo quotidianamente nei talk show televisivi, come se tutte le cure affidate alle province, tutte le infrastrutture, tutti i servizi, tutte le attività fossero abolibili, fossero sopprimibili insieme alle province, come se tutte le persone che legittimamente lavorano ad espletare quei servizi fossero licenziabili il giorno dopo della riforma costituzionale dell'abolizione di questo livello intermedio. La parte migliore di questa discussione che stiamo affrontando e che stiamo facendo in Parlamento in queste settimane è quella che abbiamo appena approcciato in occasione dell'esame dell'ultima manovra, quella di agosto, che vuole la riaffermazione di una metodologia di rivisitazione del metodo di riduzione della spesa pubblica, che era stata inaugurata dal compianto ministro Padoa-Schioppa, persona di grandissimo livello culturale oltre che tecnico professionale, che io ricordo sempre con molta considerazione, che è quello della cosiddetta spending review, che abbiamo sostenuto noi e che ha a che fare con i problemi di cui stiamo discutendo. La tesi che noi sosteniamo, che sosteneva Prodi, Padoa-Schioppa, che noi stiamo sostenendo in questa fase, è: noi non possiamo più continuare ad esercitare la funzione programmatoria finanziaria con quella curvatura al ribasso che è necessaria, che la storia e i vincoli europei, ma non solo i vincoli europei, ci impongono, attraverso i tagli lineari, indiscriminati, la soppressione delle cose piccole, degli enti piccoli, l'approssimazione a cui mi riferivo. Noi dobbiamo ripartire da una concezione che considera il bilancio pubblico nel suo complesso, non solo il bilancio dello Stato, come un bilancio che riparte da zero, cioè come una rivisitazione delle funzioni per davvero essenziali in questo momento storico, in questa fase storica, per erogare i servizi che servono alle migliori condizioni possibili. Per anni, per troppi anni, la politica, i governi si sono occupati delle marginalità, del più e del meno, questo emergeva nei vari provvedimenti finanziari, non della base, del corpaccione, dell'iceberg, della spesa pubblica. Questo è l'approccio metodologico più serio. Questo approccio di riduzione necessaria del debito, del deficit, confligge con il tema della crescita. Più grandi vuol dire crescere, ci dice il titolo di questo convegno. E io aggiungerei: spendere di meno, come è necessario fare in questa fase storica e per i prossimi anni, per il prossimo futuro, questa è una necessità strutturale, permanente,
Non immaginiamo che passata la crisi ricominceremo come prima, perché non sarà così, ai noi. Spendere meno confligge o no con l'esigenza di sostenere la crescita? In questi giorni abbiamo approvato un importante documento propedeutico alla legge di stabilità, la cui discussione inizierà la prossima settimana, che è la nota di aggiornamento alla decisione di economia e finanza, documento propedeutico, in cui il governo sostiene questa tesi. Il governo dice: a fronte degli effetti necessariamente recessivi della riduzione della spesa, cioè, tradotto per non parlare in tecnicismo incomprensibile, se spendi meno l'economia cresce meno, abbiamo un segno meno nel prodotto, negli occupati, eccetera, a fronte di questa inevitabile conseguenza, noi avremo, così dice questo documento approvato dal Parlamento, un effetto positivo sulla crescita di tipo non keynesiano. Mi piacerebbe ascoltare l'opinione del professor Di Rita su questo. Questa espressione dà il segno del tornante storico che stiamo vivendo, cioè per decenni una delle leve per far crescere la nostra economia principale, se non la leva principale, è stata quella della spesa pubblica, la leva fiscale. Adesso qualcuno sostiene, senza nessun fondamento teorico, diciamo così, senza nessuna dimostrazione di questa tesi, che spendere meno può aiutare la crescita. Come? Può aiutare la crescita, sostengono queste persone, sostiene il governo in questo caso, attraverso la virtuosità indotta dalla stabilizzazione della situazione finanziaria, stabilizzazione dei conti, il pareggio di bilancio e quindi maggiore affidabilità, diciamo così, del sistema pubblico e quindi accrescimento delle aspettative che, si sa, nell'economia hanno un ruolo di primissimo ordine, come molti dei presenti sanno molto meglio di me. Si sta verificando invece, la realtà ci dice invece, e proprio il balletto di questi giorni, la lettera, non lettera, eccetera, si sta verificando invece che questo effetto virtuoso non ancora si manifesta, non sappiamo se si manifesterà. E secondo la teoria keynesiana, il deficit era destinato ad aumentare la crescita doveva aiutare a ridurre il deficit attraverso le nuove entrate e così via. Si sta verificando un cortocircuito. Il cortocircuito è sintetizzato appunto in quella espressione: non possiamo spendere di più per i vincoli che conosciamo, la crescita si riduce, la riduzione della crescita dell'economia determina un effetto negativo sui conti pubblici e ci troviamo in un labirinto dal quale stendiamo ad uscire. Questa è la situazione dentro la quale ci troviamo. Ora, io ho voluto fare questo riferimento a questo principio macroeconomico e allo stato della discussione seria che abbiamo, la parte seria della discussione nei luoghi in cui si dibatte del modo con il quale uscire da questa enorme difficoltà che stiamo attraversando, per verificare se le tesi che andiamo sostenendo, e concludo su questa riflessione, le tesi che andiamo sostenendo e che abbiamo ascoltato da Luciano, che animano questo confronto, questo dibattito, più grandi vuol dire crescere, è una tesi fuori dalla storia oppure no. Se Antonio Di Marco e tutti i sindaci dei piccoli comuni o gli amministratori delle province o i sindaci dei territori che rivendicano la giustizia di prossimità o gli abitanti delle nostre montagne che rivendicano una sanità, se queste esigenze, se queste domande confliggono con questa
lo dico enfaticamente, missione storica del sistema pubblico, cioè riduzione, pareggio e così via, oppure no? Questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre, che io vi pongo, che pongo al professor De Rita, e che è una domanda alla quale dobbiamo costruire una risposta. Guai a noi a dare una risposta in termini di semplificazione. Per quel che riguarda per esempio i piccoli comuni, noi siamo a valle, e lo sappiamo, ne abbiamo discusso, dibattuto, siamo a valle di alcuni decenni nei quali abbiamo assistito al più grande spopolamento, diciamo, al più grande trasferimento di energie, uomini, anche risorse pubbliche dai piccoli centri, da ampi territori del nostro paese verso le aree urbane. Siamo oggi in presenza di una situazione in cui vivere nei 5.000 comuni sotto i 5.000 abitanti costa di più, presenta meno opportunità, pone problemi molto seri per tutte le ragioni che sappiamo, in cui cioè un elementare principio di ragionevolezza imporrebbe al sistema pubblico di prestare più attenzione a quei territori, di accrescere la spesa. Nel 2007 inserimmo una normetta di cui pochi i sindaci se lo ricordano, nella legge finanziaria, nella quale dicevamo che il fondo ordinario di trasferimento veniva accresciuto di poco, ma veniva accresciuto in virtù del tasso di natalità, della presenza di bambini e del tasso di anzianità della popolazione, tanto per dire. E allora come lo affrontiamo questo? Come lo risolviamo questo problema? E concludo su questo. Noi dobbiamo tener conto degli effetti che rischiano di prodursi nel prossimo futuro dall'abbandono pressoché integrale di amplissime aree del nostro paese. Tutti noi sappiamo che lì non si è modificata soltanto la struttura demografica, economico-sociale, istituzionale, ma lì si sta modificando la caratteristica fondante dei territori. Quella cura, la manutenzione, i suoli agricoli che non sono più tali. Se vi fate un giro per le nostre colline, per le valli, per le montagne, non solo dell'Abruzzo, noi ci accorgiamo che stiamo tornando a un livello di conformazione di quei territori che è di 200 anni fa. E chi pagherà i costi di quell'abbandono, della necessità di quelle manutenzioni? E quando ci costerà la mancata opportunità in termini di contributo alla crescita derivante dallo spreco di territori, di energie e così via? Questo è il grande quesito che noi abbiamo di fronte. Questo imporrebbe ad un legislatore attento, ad un governo serio, di invertire e di trovare dentro i vincoli di bilancio lo spazio di operatività per sfruttare mettere a frutto quel grande capitale che può alimentare quella crescita compatibile che tutti diciamo di volere, ma che nei fatti si nega con le scelte e i provvedimenti concreti. Sono certo che questo dibattito aiuterà ad invertire questa tendenza. Grazie.